Sandro Volta, l'inventore della pila. Le fattezze e i momenti più significativi della vita dello scienziato Comasco sono effigiati in profili, quadri, statue, busti, rilievi, stampe, miniature, che ne danno spesso un'immagine accademicamente austera. A meglio ricostruirli soccorrono qui anche note e inedite testimonianze di contemporanei, iconografie d'epoca talvolta idealmente riassunte ed esaltate, come accade per ogni storia di personaggio ormai assunto al mito. L'animazione operata sulla scorta di quelle dalla magia dell'arte interpretativa. Alto e diritto di persona, ben complessionato, grave di portamento, di belle e virili fattezze, occhio fermo, sagace, atto a conciliare riverenza. Uno scienziato tedesco così ne sintetizza il ritratto. È un bell'uomo. Un bell'uomo simpatico. Alessandro Volta, che si può ben definire il nome indigete della città, vi è onorato ovunque. Nell'attuale piazza Cavour sorgeva un tempo l'albergo Volta. L'antica contrada di Porta Nuova è ora via Alessandro Volta, perché in essa si trova la casa in cui egli nacque, visse e morì, dove ha compiuto la sua massima invenzione. La sua immagine spicca anche nel chiostro di Palazzo Cernezzi, sede della Municipalità Comasca, e nel Salone d'Onore della Villa Comunale dell'Olmo. Innumerevoli scuole, associazioni, enti, industrie, servizi pubblici, piccoli traffici, bande musicali, cinematografi, persino battelli, si fregiano del suo nome come di quello del Comasco più illustre e più vicino alla memoria, all'ammirazione e all'affetto dei concittadini. Il cuore di questo culto è rappresentato dal Tempio Voltiano, che Francesco Somaini donò a Como nel 1927, in occasione del primo centenario della morte del Volta. Il Tempio raccoglie, entro accurata cornice neoclassica, i rari cimeli delle progressive invenzioni del fisico, sfuggiti al rogo della grandiosa esposizione voltiana del 1899, centenario dell'invenzione della pila. Al Tempio Voltiano giungono in folla visitatori d'ogni ceto e paese, semplici turisti ed eminenti scienziati. Si racconta che nel 1933 Albert Einstein, profondamente commosso dinanzi alla pila, abbia esclamato: «Questa è la base fondamentale di tutte le invenzioni». Nel 1927 fu costruito e dedicato al Volta anche il faro che da Brunate domina la città e largo spazio d'intorno. Il genio, che il mondo considera come uno dei massimi autori del progresso scientifico e civile, nacque a Como il 18 febbraio 1745, a metà quindi del secolo che una rozza tradizione ha considerato a lungo come tempo di futili leziosità, di eleganze ritmate da minuetti e canzonette arcadiche, ma che una pur modesta conoscenza della realtà storica giudica invece uno dei periodi più importanti della storia dell'uomo, percorso da formidabili impulsi di risveglio, di progresso e di conquiste intellettuali, sociali e artistiche. In Austria regna Maria Teresa. In Francia l'illuminismo, l'enciclopedia di Diderot e d'Alembert, attraverso le opere di Rousseau, Voltaire, Montesquieu, ingaggiano una fredda e strenua lotta contro la tradizione, il privilegio, l'iniquità politica e sociale, irradiandosi poi in tutta l'Europa e mutandone totalmente le basi intellettuali ed etiche. Un vento gagliardo scuote le coscienze e l'ispirazione artistica. Pensatori e filosofi, musicisti e poeti
scultori, pittori, architetti, scienziati, realizzano opere immortali. Nel cuore di questo secolo nasce dunque Alessandro Volta, da una numerosa famiglia di piccola nobiltà lombarda, impoverita dagli sperperi paterni. Vive la primissima infanzia presso la bizzarra baglia Elisabetta Pedraglio, a Brunate, pittoresco paese di termobarometrai. Il bimbo cresce silenzioso ma vivace e attento. Lo credono muto fino a quasi 7 anni, quando con un perentorio inatteso no, dà l'avvio alla sua lunga conversazione con gli uomini, scienziati e incolti, italiani e stranieri, umili e potenti. Alessandro compie i suoi studi prima presso i gesuiti e lo vediamo fanciullo accanto al massiccio padre Bonesi, che spera di farne un sacerdote come i fratelli Luigi e Giovanni, poi presso il regio seminario Benzi. È un giovanetto studioso e riflessivo. Impara presto il latino e il francese. Divora i libri del padre e degli amici, ma nel contempo ama le arrampicate sulle colline circostanti la città, nuota e voga gagliardamente sul lago, dove si reca in vacanza a Gravedona, partecipa ai ritrovi e agli spassi della buona società comasca. È pur strano, in fede mia, che cotanto piaccia il gioco al bel mondo e così poco sami e onori poesia. Due ragioni aperte e chiare io vi scorgo, ed è la prima ch'ognun può e sa giocare, ma comporre in versi e in rima pochi sanno e a pochi giova. Il Volta trascorrerà in simpatiche compagnie, in feste e rappresentazioni teatrali, anche la sua gioventù, attorniato da amici e amiche verso le quali rivolgerà a talora il suo sorridente scetticismo, che non intaccherà tuttavia la fama di vero cusciletto strofinatore per le signore, della cui elettricità, al dire de Lichtenberg, molto si intende. Chi sian le donne dunque ancor non sai, non sai che sempre fia sano consiglio di donna alcuna non fidarsi mai. Elegante nei pur modesti abiti che la provvida madre, Maddalena dei Conti Inzaghi, riesce a fargli confezionare, Alessandro vive in serenità l'aurora della sua avventura umana e scientifica, tendendo sempre più l'orecchio a una voce nuova. L'aria d'Europa vibra del misterioso fluido che viene detto elettricità, dal minuscolo pezzo d'ambra, electron in greco, che strofinato rivelò in secoli lontanissimi un'arcana forza d'attrazione. Fra il numeroso stuolo di naturalisti, medici, astronomi, fisici e chimici che, dopo il grande volo di Galileo e di Newton nel secolo precedente, cercano ora di spezzare la dura crosta dell'ignoranza e della superstizione, si è fatta avanti, audace, la schiera degli elettrizzanti, i cultori cioè della nuovissima scienza dei fenomeni elettrici. Come per un auspicio, il Volta nasce nell'anno in cui Van Musscherbrock e von Kleist compiono i primi esperimenti con la bottiglia di Leyda, il tipo più antico di condensatore elettrico. Ma già prima gli elettrizzanti hanno compiuto un buon tratto di strada, distinguendo i corpi conduttori da quelli isolanti, accertando che tutti i corpi possono essere elettrizzati e riconoscendo due specie di elettricità che dalle diverse materie in cui l'hanno suscitata con lo strofinio prendono il nome di vitrea e resinosa, e che poi la matematica severità di Beniamino Franklin chiamerà positiva e negativa. Con Franklin, secondo Humboldt, l'elettricità passa dal dominio della fisica speculativa in quello della scienza positiva. In tale contesto di ricerche, tentativi, intuizioni, il Volta 17enne si affaccia al mondo della scienza,
I primi empirici esperimenti nella cucina di casa si ripetono più scientificamente nell'attigua abitazione del generoso amico Giulio Cesare Gattoni, singolare studioso, provvisto di libri e strumenti scientifici. Insieme i due discutono animatamente, più estroso e impulsivo il futuro canonico Gattoni, più calmo e raziocinante il Volta sugli immensi problemi della fede e della scienza. Spesso si divertono anche a fare scherzi a familiari e ospiti, spaventandoli con scoppi curiosi, come quello ottenuto dal busto di un piccolo moro, tuttora ammiccante da una bacheca del liceo Volta di Como, o provocando scosse a sorpresa alle dame comasche con bottiglie di Leida ricavate da eleganti boccette di profumo. Essi sperimentano all'infinito, secondo il sistema che Alessandro userà poi sempre nella vita, convinto che è l'esperienza a insegnare la legge. Osservano attoniti il silenzioso divergere delle foglioline d'oro dell'elettroscopio, indice indubbio della presenza del fluido misterioso. Dopo anni di prove, esperimenti e letture di testi dei più celebri elettrizzanti italiani e stranieri, il 24enne Volta scende in campo contro di loro, rispettoso ma fermo. Egli è convinto che le loro opere contengono ipotesi troppo spesso insufficienti e arbitrarie. Comincia allora un'attiva corrispondenza, inizio d'un epistolario sterminato, con alcuni di essi, specialmente il Nollet, il Priestley, il Van Marum, il Beccaria, in cui si permette di esporre delle ipotesi, niente più che delle ipotesi, che quei celebri studiosi leggono con curiosità e commentano talora con cortese supponenza. Il 1769 vede la prima opera scientifica di Alessandro Volta, Patrizio Comasco. De via attrattiva ignis electrici ac phenomenis inde pendentibus, dedicata al professor Beccaria. Alle teorie di costui, docente di fisica sperimentale nell'Università di Torino, il Volta oppone la sua originale concezione che le forze fisiche sono riconducibili a un principio unitario, conciliando così la teoria francliniana del fluido elettrico con quella newtoniana della mutua attrazione della materia. Questa breve opera contiene in sé tutti i germi e i caratteri dell'attività scientifica voltiana, instancabile osservazione dei fenomeni e ripetizione degli esperimenti, ferrea logicità nelle deduzioni ed estrema chiarezza nelle argomentazioni, che lo indicano, contrariamente alle accuse dei malevoli, come dotato di una mente matematica anticipatrice e di una salda e profonda facoltà di sintesi filosofica, congiunta a un'attitudine molto fine all'estro poetico, all'intuizione creatrice dell'artista. Ripulsa di ogni improvvisazione e ciarlataneria, prontezza nell'utilizzare al massimo ogni risultato raggiunto e a potenziarlo in vista di esiti atti a conseguire, oltre a una conquista teorica, vantaggi pratici per l'umanità. Invano, contrariato dal Beccaria, il concetto voltiano delle atmosfere elettriche si diffonde rapidamente e attira sul giovane collega l'attenzione di studiosi e scienziati. Il conte Carlo di Firmian, governatore austriaco della Lombardia, è il primo protettore del Volta. Nel 1774 lo nomina sovrintendente e reggente delle regie scuole di Como. È come se si mettesse in moto un inarrestabile meccanismo. Poco dopo il De via attractiva, che lo ha rivelato al mondo della scienza, il Volta pubblica il Novus ac Simplicissimus Tentaminum Apparatus, uno studio intorno ai corpi eteroelettrici che diventano idioelettrici. E nella primavera dell'anno seguente, 1775, dopo tanta teoria, ecco il primo frutto pratico, la fondamentale invenzione dell'elettroforo perpetuo. Una macchina elettrostatica che permette di produrre scariche elettriche senza strofinio continuo, utilizzando il fenomeno dell'influenza. Lo stupore del mondo scientifico accoglie questa nuova affermazione del Volta
e l'attento governatore Firmian, nel novembre dello stesso anno, lo nomina professore stabile di fisica nelle scuole di Como, con uno stipendio annuo globale di lire 2000. Come poi sempre nei vari settori in cui esplicherà la sua attività, il Volta esegue il compito con uno scrupolo e un'autorevolezza rari. Esigente prima di tutto con se stesso, vigila perché ognuno, nell'ambiente scolastico, compia fino in fondo il proprio dovere e accresce così la stima dei suoi concittadini, che ne seguono con affettuoso compiacimento le numerose apparizioni per le vie dell'amatissima patria. Como sarà sempre per lui l'unica vera patria, e ne conoscono la predilezione per la modesta casa di Campora, dimora estiva della famiglia fra il verde di Camnago, paese poco lontano dalla città. La fama del Volta si diffonde con incredibile celerità, raggiungendo presto un livello europeo. La Svizzera ha il pregio di avergli dato il primo riconoscimento, eleggendolo socio straniero della Società di Fisica di Zurigo nel settembre del 1776 e nel 1777 di quella di Berna. Seguiranno in nobile gara le nomine delle società, istituti, accademie di Berlino, Parigi, Haarlem, Padova, Losanna, Pavia, Mantova, Londra, Torino, del Dipartimento del Mella. Nel novembre del 1776, vogando lentamente fra i canneti di Angera sul Lago Maggiore, il Volta osserva con interesse affiorare alla superficie, dal fondo frugato col bastone curioso, frotte di bollicine argentee. Non fu vano veder, direbbe un poeta. Da questo momento, infatti, iniziano gli studi del Volta su quella che egli chiamerà aria infiammabile nativa delle paludi, il nostro metano. È un argomento appassionante e lo scienziato vi dedica studi ed esperienze. La natura, le caratteristiche, l'utilizzazione di quest'aria suscitano in lui un interesse profondo, in parte legato all'incanto dei fuochi fatui dei suoi ricordi infantili, in parte dovuto ai vantaggi pratici che la sua mente pensa di poter ricavare. Pietramala è un piccolo villaggio tra Bologna e Firenze. Sul pendio del monte evvi un terreno coperto di fiamme leggere, ondeggianti di colore ceruleo la notte, in tempo di chiaro giorno tenui e rossigne, nel che può ravvisarsi di già una perfetta somiglianza con la fiamma della mia aria infiammabile delle paludi. Il Volta scopre che l'aria nativa delle paludi è combustibile e detona se mescolata con aria deflogisticata, l'ossigeno, in volume doppio. Egli costruisce pistole e flogopneumatiche, il cui esplosivo è composto d'aria infiammabile e deflogisticata e acceso con uno zolfanello o con l'acciarino. Quando, con intuizione geniale, il Volta sostituisce all'acciarino la scintilla dell'elettroforo, nasce la pistola elettroflogopneumatica, detta dai posteri pistola di Volta. Descrivendola al Barletti, lo scienziato accenna anche a possibili esperienze di trasmissione a distanza dell'azione dell'elettricità mediante soli conduttori, e a motivo di ciò sarà considerato un precursore della telegrafia elettrica. Una semplice modifica trasformerà la pistola in moschetto. L'aria infiammabile darà origine anche alla lampada di Volta. Quella magica estate del 1777 vede anche la nascita dell'eudiometro ad aria infiammabile, uno strumento di precisione per l'analisi volumetrica dei gas che il Volta perfezionerà nel 1790. Settembre 1777. La Svizzera accoglie la carrozza del giovane viaggiatore accompagnato dall'amico conte Giovan Battista Giovio, letterato comasco. Dopo Chiasso, Lugano, ecco il Gottardo. Il prealpino Volta, avvezzo a più morbide e sfumate visioni,
Ne descrive in lettere vibranti ai familiari i maestosi paesaggi, orridi e stupendi, che parlano di ere lontane. Rupi scoscese e diroccate, i massi incavati e pendenti che minacciano rovina, i gran pezzi già divelti e portati al basso, onde sorgono ammassi immensi di rottami ammontanti, il fracasso e l'inabissamento delle acque nelle cupe voragini della valle, scavata dalle stesse acque che in quei dirupi si sono aperte il passaggio. Il complesso e l'aspetto di tali cose offre ai sensi sopraffatti e alla meditazione profonda che ne succede argomenti parlanti dell'estrema vetustà del nostro globo. Come in una raccolta di nitide stampe appaiono al viaggiatore le belle città elvetiche. Lucerna, dove ammira il gran modello in rilievo della Svizzera. Einsiedeln, Zurigo, dove sarà chiamato a collaborare al periodico Biblioteca Generale dei Libri Stranieri a uso dei tedeschi. Schaffusa, Basilea, Strasburgo, Berna. E dopo il ghiacciaio del Grindelwald e la famosa cascata Staubach, Neuchâtel, Yverdon, Losanna, Ginevra. Gli scienziati più illustri, le personalità più autorevoli, De Saussure, von Haller, Tissot, Bernoulli, gli fanno ovunque lieta accoglienza e sottopongono al suo giudizio gli oggetti e ritrovati dei loro studi. A Ferney l'incontro con il grande vecchio Voltaire, che si intrattiene cordialmente con il Volta sulla letteratura, sull'aria e sui costumi italiani. Qu'ai-je donc vu dans l'Italie? Orgueil, astuce et pauvreté, grand compliment, peu de bonté et beaucoup de cérémonie. L'extravagante comédie que souvent l'Inquisition veut qu'on nomme religion, mais que nous nommons folie. Attraversando la Savoia, sulla via del ritorno, il Volta conosce e gusta le patate che i contadini stanno scavando nei campi. È un'altra preziosissima conquista che porterà e diffonderà in patria, curandone la coltivazione, come già ha fatto per i bachi da seta. Poiché, annota il Giovio, egli subito vide e comprese che questo tubero, dopo i cereali comuni, è il men costoso per l'alimentazione, il più facile a prodursi e il più sicuro alla mano. Nel 1778 il governatore Firmian nomina il Volta professore di fisica sperimentale all'Università di Pavia, di cui lo scienziato diventerà rettore nel 1785 per elezione fatta dagli stessi studenti secondo l'uso del tempo. 36 anni di geniale insegnamento davanti a classi sovraffollate di studenti italiani e stranieri, tanto da richiedere un nuovo e più ampio teatro di fisica. Se i sistemi sono il più delle volte la favola della scienza, mentre i fatti ne tracciano sempre la storia, quanto, a più forte ragione, ciò dovrà dirsi della fisica. Questa si appoggia quasi interamente al linguaggio della natura e la natura non parla che con dei fatti. Se i discepoli del Volta rendono testimonianza dello zelo e dell'interesse che prendeva a istruire la gioventù, alcuni suoi colleghi, tra i quali figurano scienziati famosi come il Rasori, il Frank, lo Scarpa, il Tamburini, il Brugnatelli, lo Spallanzani e il Barletti, hanno avuto con il Volta discussioni vibrate e non gli hanno risparmiato critiche e calunnie che il Volta controbatterà puntualmente. Non conoscendo egli i principi della geometria, dell'algebra e della meccanica, è condannato per sempre di arie, di calore, di elettricità, senza mai dare un compiuto corso di fisica. Egli esercita eternamente la gioventù, annoiandola oltre il bisogno,
Bello scaricare la sua pistola e accendere il moccolino con l'aria infiammabile che non sono infine che due giocolini della fisica. Le sue lezioni si udivano come altrettanti oracoli di scienza. Il metodo da esso tenuto nell'insegnamento era segnato da quello che aveva seguito nelle sue scoperte. Era una specie di storia scientifica ragionata. Non si produceva mai sulla cattedra se non con grande umiltà, che ispirando riverenza ispirava ancora la confidenza. Mentre lo veneravi, l'amavi. La sua voce era umana, limpida, posata e penetrante, così che non moriva mai nel mezzo dell'attenzione. Secondata da un'azione non manierata ma espressiva, non affettata ma naturale, parca ma non mancante, la sua voce veniva da essa mirabilmente aiutata nell'espressione ed intera rimaneva scolpita nella memoria dell'uditore. Crede di essere il più rinomato fisico d'Europa senza occuparsi più in altro da mane a sera che nella infinita faccenda del non far nulla, nel dare del continuo alla bagattella, nello spendere l'intera giornata in far visita e nel fiutare intorno qual sia la casa donde esce odore di più lauta in bandigione. Vede le cose soprattutto dal loro lato pratico, immediato e utilitario. A suo temperamento sono estranee visioni e previsioni politiche lungimiranti. Carattere singolarissimo del Volta fu sempre quello di non esaltarsi mai di nulla, di non guardare dall'alto in basso alcuno, come è costume di certi saggi, d'essere familiare, affabile, con tutti, adattandosi alle capacità d'ognuno, senza dispregio. Il Volta, inoltre, era assai ben istruito sulla letteratura latina e italiana. Possedeva la lingua tedesca, l'inglese, la francese. In ogni tempo fu ottimo giudice d'ogni produzione letteraria. Come ai comizi di Lione, così al Senato italico, il Volta ha mostrato di apprezzare soprattutto il monito contenuto nel proverbio «Il silenzio è d'oro». Pare che Newton alla Camera almeno una volta abbia parlato. Sì, per chiedere all'usciere di chiudere una finestra. Il Volta non solo tacque, ma poco anche si occupò di quelle questioni. Se ciò ha l'effetto vantaggioso di permettergli la convergenza di tutte le energie sul lavoro scientifico, moltiplicandone effetti ed efficacia, gli preclude però la via al grande sentimento di un'Italia unificata, libera e indipendente. Quando si studia filosoficamente la storia delle scienze, osserva il Biot, si riconosce presto l'errore di quell'illusione che ci fa cercare nel medesimo uomo un'unione ideale di qualità intellettuale che egli non ha possedute e di cui l'incoerente accozzamento, se fosse esistito, avrebbe piuttosto che giovato, nuociuto alle sue scoperte. Si deve soltanto cercare di vedere bene ciò che di fatto egli fu, per quali doti proprie era distinta la sua mente, sì che egli fosse in grado di produrre le combinazioni e le scoperte che lo resero celebre. Nella primavera del 1780, il Volta inventa il condensatore, un dispositivo atto a cogliere anche il minimo grado di elettricità che sfugge non solo ai sensi, ma ai comuni elettroscopi. Poiché l'atmosfera in cui siamo immersi non è mai priva del tutto di elettricità. Alessandro Volta formula quindi gli originali concetti di capacità, tensione, quantità elettrica, costituenti la base della futura elettrologia. La sua prosa, scientificamente esatta, è colorita e viva, risente delle appassionate letture giovanili di Virgilio e di Lucrezio. Nei lunghi viaggi del 1781, 84 e 87, le capitali e le città più interessanti della Francia, della Germania, dell'Austria, della Cecoslovacchia, dell'Inghilterra, del Belgio, dell'Olanda, accolgono plaudendo l'elettrizzante più famoso del mondo. La Ville Lumière, dove è ospite per 4 mesi, è in festa per la nascita d'un figlio di Luigi XVI e Maria Antonietta. Ma più degli avvenimenti politici e mondani, incantano il Volta gli incontri con scienziati che hanno per la ricerca e il progresso cure comuni alle sue. Franklin, Buffon,
Laplace, Lavoisier, Bertollet, Bath. A Londra, l'Assemblea della Società di Scienze lo ascolta dissertare sulla fabbricazione e l'uso del condensatore e gli attribuisce una medaglia d'oro. A Vienna, il principe di Kaunitz presenta il Volta all'imperatore Giuseppe II, che lo accoglie affettuosamente e lo sovviene con generosità per il resto del viaggio. Nell'87, di nuovo la Svizzera, con una sosta a Ginevra, presso l'amico De Saussure, al quale il Volta dedica un poemetto in francese che ne celebra l'ascensione sul Monte Bianco. Sono dello stesso anno le lettere a Lichtenberg sulla meteorologia elettrica, mentre nel 1792 il Volta annuncia al Tommaselli la scoperta dello svolgimento dell'elettricità per contatto di conduttori diversi e descrive al Van Marum le coppie elettromotrici a dischi e a bicchieri, indicando i caratteri dell'elettricità da esse fornita in modo continuo. Nel 1793 pubblica la legge sull'uniforme dilatazione dell'aria atmosferica e, prevenendo di 9 anni il Gay-Lussac, ne determina con molta precisione il coefficiente. 2 anni dopo, il Volta pubblicherà invece le 3 leggi sulla tensione dei vapori, anticipando di 6 anni Dalton, e l'anno successivo esporrà al Green in modo completo le esperienze sull'elettricità svolgentesi per contatto, formulandone il principio generale. 22 settembre 1794. Chiesa di San Provino in Como. A 49 anni, il Volta sposa la nobile signorina comasca Teresa Peregrini. 30enne, di non alta statura, piuttosto complessa. E il suo carattere a tinte forti, senza ipocrisie. Non farfallina leggera e iridescente, come la Giovio. Non fiore timido e cascante. La faccia, se anche aperta e piacente, manca nei singoli tratti di quella elezione e perfezione onde è propriamente costituita la bellezza. I pregi dello spirito da essa posseduti sono principalmente la sagacia, il buon senso, l'energia, la risolutezza e la sincerità. Ancor più evidenti delle doti intellettuali e per lo sposo suo, più preziose sono 2 belle qualità di ordine pratico: lo spirito d'economia e l'accorgimento di massaia. Alessandra Giuseppe Antonio Anastasi Volta visse Cipre e Pian nunca cis hic presente nobile nomina Theresiam Peregrini in tuam legitima ut sorem sicut precipi Santa Madre Ecclesia. Volo et tacipio. Theresia Peregrini, vista Cipere et tacitis hic presente, nobile Domino Don Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, patricium novo mense, de curiomen unius civitatis et in regia Cinesi Universitate professore, in tu legittimum maritum sicut recibi Santa Madre Ecclesia. Volo et accipio. Quod Deus conusi omnum secre, in nomine Patris et de Filii et de Spiritus Sancti. Amen. Teresa Peregrini entra nella vita del Volta a chiudere un periodo di amore tormentoso, del tutto imprevedibile, in una vita assorbita dalla scienza. Nel 1789 il Volta aveva conosciuto a Pavia una cantante lirica che gorgheggiava le arie del paesiello al Teatro dei Quattro Signori, Marianna Paris,
detta la Mariannina. La passione aveva preso inopinato e totale possesso di Alessandro, che era deciso a coronarla con il matrimonio. Ma la famiglia, sdegnata di un progetto che considerava sconveniente al suo ceto e alla sua professione, si è coalizzata contro di lui, chiedendo anche l'appoggio di amici influenti e delle autorità. Alessandro spiega, difende, implora. L'amore per Mariannina non è fuoco passeggeramente acceso nei sensi. È nato e cresciuto gradatamente, col lungo conversare e col conoscersi intimamente l'un l'altro. Il voler bene e il desiderare ogni bene all'oggetto amato è la stessa cosa. In questo, non meno che nel suo possesso, consiste la felicità di chi ama. E per conseguenza non esiste maggior dolore di quello di vedere il caro bene attristarsi e penare. Massime poi, per cagion nostra. Ecco ciò che mi strazia il cuore. Il solo dubbio che la debba soffrire troppo. 5 anni di lotta disperata. Poi la sconfitta, la rinuncia. Sarà Teresa Peregrini a reggere la casa del Volta con saggia e amorevole mano. Gli darà, a breve distanza uno dall'altro, 3 figli. Zanino, Flaminio, Luigi, di cui sarà l'impareggiabile educatrice e la prima maestra. Frattanto dalla Francia, dove il vecchio trono è crollato tra polvere e sangue, la bufera rivoluzionaria dilaga ondate fino in Lombardia, fino nella tranquilla Como, già rispettosa dell'autorità austriaca, attaccata tenacemente a tradizioni secolari e alla religione dei padri. Sale all'orizzonte della storia un giovanissimo generale corso che ne muterà il cammino, sconvolgerà imperi e regni, sospingerà l'Europa verso impensati traguardi. Le nuove concezioni politiche vengono considerate a Como dagli uni con sospetto e ostilità, dagli altri con entusiasmo e speranza. L'albero della libertà, alzato in piazza del Duomo, conosce sfrenate danze di popolo, mentre i canonici della cattedrale inorridiscono e temono il sopravvenire della rabbia giacobina. Alessandra Volta avverte che esistono forze più paurose di quella elettricità cui dedica da tanti anni studi ed esperienze. Egli si è definito sovente naturale antigenio della politica, è avverso a ogni forma di novità e di violenza e ora teme la minaccia che incombe sui protettori viennesi. Eppure tocca a lui, come notabile comasco, recarsi a Milano, insieme all'amico Giovio, a ossequiare il vincitore Bonaparte a nome della municipalità. Lo fa mugugnando, rimpiangendo la pace della sua casa, seccato di questo padrone che fa delirare d'entusiasmo parecchi dei suoi studenti e qualche collega pavese. Scaccia i santi dal calendario, sequestra campi e case per le sue truppe. Poiché il Volta gli chiede di lasciare l'insegnamento, Bonaparte lo invita a restare al suo posto in nome della Repubblica Francese, una e indivisibile. Preparateci dei giovani saggi, dei giovani virtuosi, che rendano anche di lontano sicuro, rispettabile e degno di lode il nostro governo, e il vostro nome resterà nella gloria del secolo. Quando nel 1805 il Volta chiederà di nuovo l'esonero dell'insegnamento, Napoleone, divenuto imperatore dei francesi, re d'Italia, gli opporrà un perentorio rifiuto. Un buon generale muore sul campo, non si ritira. Così gli uomini celebri sul campo della loro attività. Il Volta è lusingato da questi riconoscimenti, ma sa, e ne sorride, che i comaschi commentano realisticamente le novità politiche. Liberté, égalité, fraternité,
i francesi in carrozza e non a pè. Valutando antieroicamente la situazione, lo scienziato torna a Pavia e presta giuramento di fedeltà alla Francia. La scienza non ha che un imperativo: contribuire alla scienza. Ma la storia gioca uno dei suoi ironici scherzi. E nel 1799, mentre Napoleone è in Africa, come sparito dietro le piramidi, il governo austriaco torna in Lombardia. Tutto lo staff universitario pavese viene destituito e il professor Volta, tra perplesso e felice, torna alla sua Como, angustiata e impoverita dagli avvenimenti. È proprio in quell'inverno freddissimo, nella tragica incertezza del futuro, nel disagio morale di una coscienza che rifiuta ugualmente la qualifica di codino e di patriota, di austriacante e di filo francese, che Alessandro Volta raggiunge il traguardo più alto. È l'ultimo atto della sua contesa con il professor Galvani dell'Università di Bologna. Questi, durante uno dei suoi esperimenti su tronconi di rane spellate, si era convinto che il batrace non era altro, in definitiva, che una bottiglia di Leida. Il Volta riteneva invece trattarsi di elettricità comune dei fisici. Escludendo il mezzo modesto e occasionale offerto al Galvani dalle rane, lo scienziato Comasco cerca caparbiamente il modo di produrre e potenziare continuativamente il fluido elettrico. Pavia e Bologna, due fucine di esperimenti, due equipe famose, una contesa appassionata e tenace. Ed è così che, in una fredda notte decembrina, è l'ultimo inverno del secolo, il Volta è di nuovo al suo tavolo di lavoro, mentre fuori un mondo corroso è in agonia e straordinari eventi si preparano per l'Europa. Sul tavolo spiccano alcuni dischetti di rame, di feltro e di zinco. Un'anfora d'acqua attinta al pozzo del cortile, del sale da cucina. Rame e zinco, due metalli. Perché, si è chiesto il Volta sovente, quando il Galvani toccava la zampetta nuda con un solo metallo, essa non si contraeva, mentre con un arco di due la contrazione era violenta e rivelava una scarica d'elettricità. Evidentemente il metallo non era solo conduttore, ma provocava il fluido elettrico. Perciò lo scienziato ha diviso le sostanze in due classi. Quella delle sostanze motrici, i metalli, chiamati conduttori di prima specie o secchi, e quella delle sostanze non metalliche o conduttori di seconda specie o umidi. Mettendo a contatto in vario modo, ripetutamente, corpi appartenenti alle due classi, il Volta ha osservato che un conduttore di seconda classe, interposto fra due diversi conduttori della prima, era quello che originava il fenomeno da cui il Galvani era stato ingannato. Il nervo della rana era semplicemente un conduttore umido di seconda classe. E quella notte, la prova suprema. Il Volta prende un dischetto di rame e uno di zinco, vi sovrappone una sicella tra quattro bastoncini, vi immette un dischetto di feltro inumidito d'acqua salata, poi sovrappone di nuovo a quest'ultimo un dischetto di rame e uno di zinco, poi il verde diaframma. Rame, zinco, feltro. Al rame, in altri esperimenti, lo scienziato sostituirà l'argento. Rame, zinco, feltro. Rame, zinco, feltro. La colonnetta cresce, un po' irregolare, come certi giochi dei suoi bambini. Rame, zinco, feltro. Rame, zinco. Il Volta tocca contemporaneamente il rame del fondo, lo zinco del sommo.
Una scossa brevissima gli percorre le mani. In quell'attimo unico, l'inventore non può immaginare tutto ciò che significa il suo piccolo gesto. Solo gli anni e i secoli a venire lo considereranno una delle tappe fondamentali del cammino dell'uomo. Lo scienziato comunica l'invenzione della pila al mondo scientifico europeo, in primo luogo al presidente della Società Reale di Londra, Sir Joseph Banks, descrivendo minutamente il nuovo apparecchio nelle sue caratteristiche e nei suoi effetti fisici e fisiologici. In brevissimo tempo tutta l'Europa è messa a rumore. La fama dell'inventore comasco si diffonde in ogni nazione. Sembra sovrastare il clamore dei fatti politici e militari ai quali Napoleone, tornato fulmineamente dall'Egitto, sta dando un irrefrenabile impulso. Io stesso mi stupisco come le mie scoperte, vecchie e nuove, abbiano prodotto tanto entusiasmo. Quanto al nuovo apparato, ho ben creduto che avrebbe fatto dello strepito, ma non mi sarei mai immaginato che dovesse farne tanto. D'ora in poi, il destino dello scienziato comasco sarà attratto nell'orbita del pallido generale che, dopo la vittoria di Marengo, ha ripreso la sua marcia di trionfatore. Il 31enne primo console riapre l'università di Pavia, dove richiama imperiosamente il Volta, nonostante i suoi reiterati dinieghi. Egli non desidera che tornare alla sua città, ai suoi studi, accanto a Teresa e ai bambini, anche perché i trambusti politici, i successivi licenziamenti, le tasse e le requisizioni hanno dato duri colpi alla sua situazione economica, e Alessandro non perde mai di vista la realtà pratica e i suoi problemi. Ma Bonaparte, mosso da ammirazione e simpatia per l'inventore, gliene dà ora tangibili prove. Regolarizza economicamente la sua posizione all'Università di Pavia, lo esonera dalle tasse, lo invita infine nel settembre 1801 a Parigi con il professor Brugnatelli. Un soggiorno di lusinghiere onoranze nel campo scientifico, letterario, politico, militare. Incontri, gite, pranzi, feste a non finire. Ma quando rimane solo nel suo appartamento di Rue de Victoire, il Volta torna con nostalgia alla sua casa di Como, inviando minuziose cronache epistolari sulle sue giornate parigine. Finisco con l'abbracciarvi e raccomandarvi i saluti a tutti di casa e un bacio per me a ciascuno dei cari figli, a cui direte che non scordino di recitare l'Ave Maria per me, come io non mi scordo di recitarla per voi. Il primo console, durante il fastoso ricevimento alle Tuileries, dove i provinciali d'Europa gli rendono onore, passa in rassegna ambasciatori, ministri, principi della Chiesa. Al professor Volta parla con deferenza, lo esorta recisamente a continuare nei suoi studi e nelle sue conquiste. Il 7 novembre, durante una seduta della classe di scienze dell'Istituto di Francia, Napoleone ascolta come un attento scolaro la lettura della memoria sull'identità del fluido elettrico con quello galvanico. La commenta e applaude vivamente. E alla fine propone di onorare con una medaglia d'oro, nell'inventore di Como, il primo scienziato straniero la cui gloria arricchisce la pace vittoriosa. Impressionato dagli esperimenti fatti con la pila, in altre tornate del novembre e dicembre dello stesso anno, il primo console fa assegnare al Volta un presente di lire 6.000 e un assegno annuo di lire 3.000 sul vescovado di Adria, più tardi approvato anche da Pio VII per lungimirante iniziativa del fisico comasco. Lo fa nominare socio dell'istituto, tra i solo 8 stranieri ammessi, lo chiama a far parte del congresso di Lione, in cui darà stabile assetto alla risorta Repubblica Cisalpina
con il consiglio e l'approvazione di eminenti deputati italiani. Il Volta annuncia l'avvenimento politico in una lettera al Van Marum. Notre République, ci-devant cisalpine, maintenant italienne. Nella biblioteca dell'Istituto di Francia, nel 1803, Napoleone si divertirà persino a recidere le ultime lettere del nastro d'una corona d'alloro dedicata au Grand Voltaire, decretando in tal modo con quelle rimaste non solo uno spiritoso omaggio, ma la più autorevole testimonianza di stima del tempo au Grand Voltaire, collocato accanto, se non addirittura al posto, d'uno dei suoi massimi ingegni. L'omaggio del Volta a Voltaire datava a Ferney 26 anni prima. In questo susseguirsi vertiginoso d'onori e di doni che avrebbe esaltato chiunque, il Volta procede sereno, modesto, socievole. Chi lo riconosce viandante solitario per le vie di Parigi lo vede con stupore uscire da oscuri negozi di fornaio, addentando a grossi bocconi del pane, come a Como, come a Camnago. In mezzo a tante cose che devono certo farmi piacere e che sono fin troppo lusinghiere, scrive lo scienziato da Parigi alla moglie, io non mi invanisco, a segno di credermi di più di quel che sono. E alla vita agitata da una vana gloria, preferisco la tranquillità e dolcezza della vita domestica. Quindi è che sospiro di restituirmi a casa per abbracciare i cari figli e tutti voi. Salutate tutti di casa, dite molte cose di me ai figli, state allegra, vi abbraccio e sono il vostro affezionatissimo marito, Alessandro Volta. La stessa semplice modestia, mai disgiunta peraltro dal compiacimento per i vantaggi economici che ne derivano alla sua famiglia, il Volta mantiene durante l'escalation degli onori che Napoleone gli conferisce. Nel 1805 lo nomina Cavaliere della Legion d'Onore. Nel 1806 Cavaliere dell'Ordine della Corona di Ferro. Nel 1809 Senatore del Regno d'Italia. E finalmente nel 1810 Conte del Regno Italico. Tutto ciò non è solo importante e lusinghiero per il Volta, ma anche provvido per la sua piccola patria comasca che, eletto nel 1802 presidente del Consiglio Dipartimentale dell'Ario e consigliere municipale di Como, nel 1812 presidente del Collegio Elettorale dell'Ario, raccomanda al suo protettore. Il Dipartimento è esteso, sì, è ridente per la sua situazione, ma povero di censo, e reclama di una speciale benevolenza sovrana. Degnatevi, sire, di accordarla al Dipartimento tutto e dalla città di Como, mia patria. Anche l'Università di Pavia riceve notevoli vantaggi dalla generosità imperiale per l'interessamento del suo illustre docente, che la fa dotare di ambienti e strumenti nuovi. La famiglia è sempre vicina al suo capo. Intenerisce la sgrammaticata ingenuità della letterina che il terzogenito Luigi gli scrive. Carissimo papà, desidero che venga presto. Portatemi per regalo una di quelle pistole, il quale, a tirare la cordetta, salta fuori un topo, una vipera, un gallo e una gallina. Vi saluto e tutti in casa vi salutano. Sono di lui, carissimo papà, suo affezionatissimo Luigi Volta. Guardati dal giorno della lode, dice la scrittura. Alessandro Volta l'ha sempre pensato, conservando un'ammirevole misura anche nei giorni della gloria. Con la stessa pacatezza
seppur venata di timori e segnata da un intenso dolore, il secondogenito Flaminio, il migliore dei tre figli, è morto di meningite nel 1814 a 18 anni, lo scienziato vive la parabola discendente di Napoleone. Milano, capitale del Regno d'Italia, dove il Volta si è trasferito per gli studi dei figli e frequentando le case dell'amica Teresa Ciceri e del conte Lambertenghi, ha conosciuto il Pellico, il Foscolo, il Monti, il Byron, il Manzoni. Milano, resa convulsa dalle guerre napoleoniche, inasprita dalle sconfitte sopraggiunte dopo le sfolgoranti vittorie sugli eserciti coalizzati di tutta Europa, stremata da lutti, tasse e requisizioni, affamata e sobillata, insorge il 20 aprile 1814, infierendo sulle residue truppe francesi e sfogando bestialmente nella persona del ministro delle finanze Conte Prina, ritenuto responsabile dei vani sacrifici imposti alla città. L'ira popolare non risparmia il Volta, considerato un profittatore del regime. Egli si sottrae agli insulti e alle minacce riparando in carrozza nella villa di amici comaschi a Mosino, tranquilla campagna presso Como. L'abdicazione dell'imperatore. L'Elba. I 100 giorni. Waterloo. Sant'Elena. Torna l'Austria nei possedimenti sottratti dall'usurpatore. Spariscono i grandi generali, le belle dame. Il viceré Eugenio di Beauharnais, con la bionda moglie Augusta Amalia di Baviera, per la cui fastosa incoronazione un ironico meneghino aveva esclamato: «Tan frecasse tanta spesa per un messouvran e una bavaresa», identificando il viceré con una moneta di scarso valore e la viceregina con un'insipida bevanda zuccherosa. Il Volta ha ormai 70 anni. L'Austria, nonostante i suoi trascorsi francesi, lo vuole direttore degli studi filosofici nell'Università di Pavia. Ma a poco, egli si ritira nella quiete di Como, nel verde consolatore di Campora e di Lazzate. Riprende i vecchi volumi dei suoi poeti, ripassa i ricordi dolci e amari della sua vita. Il mondo gli rimanda continuamente gli echi della sua celebrità, potenziata ogni anno da studi sull'applicazione della pila, dalla pubblicazione a Firenze nel 1816 di tutte le sue opere, l'ultima delle quali, la memoria sulla formazione della grandine, è stampata a Milano nel 1824. Ammiratori vengono dai quattro punti cardinali per conoscerlo, ed egli non fa che mutar giacca e andar loro cordialmente incontro. Passeggia diritto e sereno per le vie di Como, guardando il lago e i monti, come se gli mostrassero sempre nuove bellezze. Va talvolta al liceo ad ascoltare le lezioni di fisica del suo successore. Sale alla chiesa del suo battesimo, dove tante volte ha riunito i fanciulli della parrocchia per l'insegnamento del catechismo. Quante sono le opere di misericordia corporale? Sette! Ditemelo. Intrattiene inaffabili conversazioni con i suoi contadini sul gioco delle stagioni e sui frutti dei campi. Ammonire i peccatori. Va spesso in Duomo, dove segue la messa, le mani conserte e in corno Evangelii. Aveva torto anni prima il Gattoni ad angustiarsi per la sua salvezza. Lo prova la professione di fede
che un morente gli ha chiesto a conforto nell'agonia. A qualunque costo ho sempre tenuta e tengo per unica e vera e infallibile questa santa religione cattolica, ringraziando senza fine Dio di avermi infusa una tal fede, in cui propongo fermamente di voler vivere e morire con viva speranza di conseguire la vita eterna. Questa speranza accompagna lo scienziato Comasco nella provetta vecchiaia. Gli chiude serenamente gli occhi all'alba del 5 marzo 1827. Il pittore Pedraglio ne ritrae i nobili lineamenti nella pace. Questa è la storia di un genio a misura d'uomo, di un cittadino del mondo, di un cristiano integrale. I contemporanei e ancor più i posteri hanno capito e ammirato la sua grandezza. Gli scienziati ne hanno ripreso e sviluppato le invenzioni mirabili e i profetici presentimenti, con risultati d'anno in anno più clamorosi. La sera, quando s'accendono a Como i proiettori del Tempio Voltiano, innumerevoli città nel mondo si illuminano d'inusitate costellazioni, magiche figlie del fluido inesauribile, scaturito in una lontana notte d'inverno dalla colonnetta di Alessandro Volta, Patrizio Comasco.